Caro gasolio, le marinerie di nuovo in sciopero fino a domenica, il prezzo del pesce è salito alle stelle. Sindaco Seri scrive alla senatrice Accotto per chiedere interventi immediati per il comparto. Atti vandalici sul muro della chiesa di Villa Grande di Monbaroccio, la rabbia del sindaco Petrucci che mostra la scritta Love Putin e annuncia l'avvio delle indagini. Parcheggio pubblico occupato dai mezzi di un cantiere fermo, la denuncia di un reporter di strada sull'area dietro la stazione ferroviaria. L'assessore Tonelli rassicura, ho chiesto ad ASET di rimuovere tutto entro metà mese. Nella chiesa di Cucurano tornano gli incontri con l'autore, messe in vendita le opere di pittori e scultori del territorio per sostenere le Onlus Aima e Adamo. Nella chiesa di Sant'Arcangelo invece domenica l'asta benefica di quadri per aiutare i profughi ucraini. Conterranea, parte sabato dal Museo del Balì, il viaggio nelle terre della DOP Cartoceto tra enogastronomia, musica, scienza e storia. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia, lo avete sentito dai nostri titoli, le marinerie continuano la battaglia contro il caro gasolio, incrociando le braccia ancora per qualche giorno, ripercussioni sull'intera filiera con aumenti del costo del pesce che arriva anche dall'estero. Dopo uno stop momentaneo allo sciopero che ha visto i pescherecci riprendere il mare nella giornata di lunedì, nelle Marche ci si ferma di nuovo. Armatori e pescatori continuano dunque lo sciopero perché, nonostante le loro proteste, il prezzo del petrolio continua a salire e con esso il gasolio, che nella nostra regione ha superato 1,20 euro. Anche a Fano, nei giorni scorsi, era stato lanciato un appello per chiedere aiuti concreti e in tempi rapidi. Un grido d'allarme è arrivato anche dal marinaio Daniele Capodagli, preoccupato pure per la provenienza del prodotto ittico. Una cosa che al posto di darci una mano ci deprime ancora di più, perché abbiamo provato anche a bloccare dei tir in Ancona, perché se no non vale più la nostra protesta. Cioè, e poi anche con che coraggio lo fanno, perché a noi abbiamo un sistema che abbiamo dovuto studiare, fare la tracciabilità, il tablet. I ristoranti dicono pesce fresco, ma tu dovresti specificare pesce fresco locale o non locale o decongelato. Cioè, io penso che se fossi un turista pretenderei di sapere ma dove l'hai preso. Tutti i problemi a cui deve far fronte la marineria ricadono poi sull'intero comparto, in difficoltà anche i commercianti che confermano l'aumento dei prezzi. Da dove viene adesso il pesce? Ma un pochettino è nostrano, un pochettino è quello allevato e ci si aiuta un po' così, come viene. Quanto costa di più rispetto a qualche settimana? Non è il caro gasolio, ma è ormai cresciuto da un po' il pesce. Secondo lei cosa bisognerebbe fare per aiutare questa categoria? Magari degli incentivi? Una domanda tanto difficile, tanto grossa. Cioè, ci sarebbe da fare tante cose, però non sono io in grado di poter gestire o dire qualcosa. Ascolti, la gente è diffidente o lo compra ugualmente il pesce? Lo compra ugualmente, ma fa fatica. Fa fatica perché è veramente arrivato a costare tanto. Qual è il prodotto che costa di più, esageratamente molto di più rispetto a prima? Ma io parlo anche dei pesci di importazione, tipo dai polpi alle seppie, queste cose qua che prima costavano molto poco, anche la roba congelata è aumentatissima, tanto è aumentata. Quindi è un periodo difficile, molto difficile. La situazione è molto brutta. Cioè, sia chi compra, sia per noi, sia per il pescatore, tutto, andiamo male tutti qua. Una catena. Tutto legato. Cioè, se non c'è il pesce non possiamo lavorare. Il pesce va caro e la gente si lamenta perché il pesce costa. E poi la roba non è nostrana, costa lo stesso, però non è fresca, cioè non è nostrana, arriva dalla Croazia. Sicuramente una crisi che avrà ripercussioni anche a livello occupazionale, se durerà poi a lungo. Ah sì, sì, dura, se dura molto, guarda, non so come adesso noi, perché oggi abbiamo un po' di pesce perché le barche sono andati un giorno, hanno fatto Ancona, se no adesso non lo so come facciamo, cioè lavoriamo con la roba di congelata, cioè non lo so, meglio chiudere. È quello, cioè, come andiamo? Non possiamo andare avanti così. La merce è poca, le marinerie che pescano sono due o tre, quindi di conseguenza il pesce è pochissimo. Già il periodo comunque è proprio che è poco pescoso, in più adesso con le marinerie ferme il pesce è aumentato tantissimo.
Quali sono i prodotti che sono aumentati in maniera esagerata? Le alici, le sogliole, le pannocchie, però un po' tutto, diciamo, quel poco pesce fresco che si trova, si paga tanto purtroppo. Che cosa ha comprato? Ho comprato qui del baccalà. L'ha trovato più caro rispetto ad altre volte? No, sinceramente lo stesso prezzo della settimana scorsa, il mese scorso l'ho comprato, adesso magari rispetto all'anno scorso potrebbe essere anche più caro, non lo so, pesce nostro, pesce azzurro, sardoncini, queste cose qua non si trovano tanto, quindi magari ci orientiamo su altro tipo di pesce. La crisi del mondo della pesca e i sostegni alla marineria sono stati alcuni dei temi discussi questa mattina dalla Giunta Comunale di Fano. Il sindaco Seri ha scritto ad alcuni colleghi e alla senatrice Accoto per far sì che si possano trovare delle risorse per aiutare l'intero comparto. Sindaco, dopo l'incontro dei giorni scorsi con i pescatori marinai, continua il suo lavoro e il suo impegno per cercare di capire anche insieme alla Giunta quali saranno le azioni da mettere in campo. Beh, intanto va detto che il problema vero è mettere nelle condizioni il comparto di poter lavorare, riandare in mare a pescare, e qui il Comune ovviamente non ha strumenti, e possono essere solo interventi governativi o regionali per alleggerire il peso dell'aumento del gasolio, come è avvenuto in altri comparti, è importante questo. Quindi la prima cosa che ho fatto è quella di essere al loro fianco. Ho scritto anche ai miei colleghi sindaci di porti dove ci sono flotte della marineria, proprio per essere uniti, perché l'unione, come si dice, fa la forza, in questo caso aumenta la voce della protesta, più che della protesta, della richiesta del comparto della pesca. Fra l'altro in questo incontro si è parlato anche di aiuti alle famiglie. Noi oggi fra l'altro in Giunta ne abbiamo parlato, ma oggettivamente non c'è un'immediatezza. Noi abbiamo dei moduli per aiutare le famiglie che si trovano in difficoltà, ma ci sono dei parametri condivisi anche con i sindacati che richiedono i loro tempi, poi bisogna avere l'ISEE, insomma ci sono delle oggettive difficoltà, ma poi sono tampone. Come dicevo, il problema vero è quello di mettere in condizioni gli armatori di poter uscire e andare a pescare. In ogni caso, su questo, oggi stesso ho scritto anche alla senatrice Accoto, che è la sottosegretaria, per chiedere di interessarsi anche lei di questa questione, essendo sottosegretario alle politiche del lavoro. Qui ci sono politiche attive anche che possono essere utili al problema, quindi mi sono fatto carico di sottoporre l'attenzione anche alla rappresentante della nostra città e del governo. Un problema che non riguarda soltanto gli armatori, ma come abbiamo sentito anche tutta la filiera. Sì, perché la pesca che ha un significato economico per quel comparto, ma è legata a tanti altri mondi. Siamo una città turistica, c'è il mercato, ci sono la ristorazione, quindi c'è tutto un insieme di aspetti che vengono condizionati, a cominciare dai costi della vendita, dal fatto che se non si produce, se non si pesca nel nostro mare, bisogna importarlo. Quindi è un problema che ha ricadute anche su altri comparti. Ed ora parliamo del maltempo. Intanto l'allerta gialla della Protezione Civile delle Marche è valida fino alla mezzanotte di oggi. I vigili del fuoco sono intervenuti per piccoli interventi legati per lo più a rami pericolanti o caduti in strada, mentre la Polizia Locale di Fano alle 16.30 è intervenuta in località Ronco San Baccio per un albero caduto sopra un tir in transito. Illeso il conducente, uno straniero dipendente di una ditta di Pescara. Una scossa di terremoto invece è stata registrata alle 13.18 di fronte alla costa del mare Adriatico tra le Marche e l'Abruzzo. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è stata di magnitudo 4.2 con l'epicentro in mare a 11 km di profondità a nord di San Benedetto del Tronto. La scossa è stata avvertita sia nella riviera Romagnola che nei comuni più vicini all'epicentro come Cupra Marittima e Grotta Mare. Il movimento tellurico non avrebbe provocato danni a edifici o persone, ma in via precauzionale Trenitalia ha sospeso il traffico ferroviario nel tratto tra Pedaso e Porto San Giorgio. Dalle 13.22 sono seguite alcune scosse di assestamento. Ci spostiamo a Villa Grande di Monbaroccio, dove alcuni vandali hanno imbrattato il muro esterno della chiesa con scritte anche di stima verso Putin. Il sindaco Emanuele Petrucci, con un video pubblicato oggi sui social, ha annunciato l'avvio delle indagini e la denuncia è partita d'ufficio. Questa mattina
sto venendo al lavoro, andando verso il comune, ho una segnalazione da parte di alcuni miei concittadini. Mi trovo presso la chiesa di Villa Grande di Monbarocci, la chiesa di Santa Giovanna, dove sono cresciuto. Qui trovate dietro di me la pista di pattinaggio e queste sono le scritte che troviamo sul muro della nostra chiesa. La valorizzazione del nostro patrimonio ha questo rispetto da parte di qualcuno, quel qualcuno che adesso cercheremo di intercettare per far sì che non solo sistemi tutto, ma non lo faccia più, perché questa è maleducazione in un patrimonio artistico culturale del nostro territorio che non ci possiamo permettere. Quindi chi ha segnalazioni da darmi nel merito, prego tutti di indicarmele, il sindaco è a disposizione e il resto lo faremo con quella che è la nostra polizia locale. Scritte del genere che inneggiano a qualcosa che oggi non si può accettare, per di più su un muro della nostra chiesa, scusate, ma mi ha rovinato la giornata. Approfondiremo quello che dovremo approfondire con le forze dell'ordine. Domenica scorsa la Polizia Stradale di Fano ha controllato numerosi veicoli stranieri, tra cui un autobus di nazionalità albanese di proprietà di un'impresa con sede legale a Durazzo e autorizzato al trasporto di persone. Nel corso delle verifiche gli agenti hanno notato numerosi pacchi occultati sotto i sedili dei passeggeri al fine di farli apparire come bagagli a mano, ma riportanti indirizzi e recapiti telefonici riconducibili a persone non presenti nella lista dei passeggeri esibita poco prima dal conducente. A quest'ultimo è stata contestata la violazione delle norme nazionali e comunitarie che disciplinano il trasporto di cose in conto terzi, con una sanzione di 2.000 euro pagata immediatamente in contanti, somma che l'uomo aveva al seguito, prova della consapevolezza della irregolarità del trasporto di cose. Invece un 55enne con tasso alcolemico di 4 volte superiore al limite consentito è stato fermato in provincia di Ancona dopo un inseguimento partito da Cattolica, dove l'uomo a bordo della sua Fiat Panda procedeva a zigzag urtando ripetutamente i New Jersey dell'autostrada. Il 55enne è stato denunciato ed è stata ritirata la patente, che potrà essere sospesa ora fino a 2 anni. Un parcheggio pubblico occupato dai mezzi per un cantiere fermo è la denuncia di un nostro reporter di strada che lamenta lo stato dell'area situata dietro alla stazione ferroviaria di Fano. Nel servizio di Filippo Pucci vi faremo sentire anche la risposta dell'assessore Fabiola Tonelli, che si è attivata chiedendo ad ASET di provvedere nel giro di pochi giorni. Non è passata inosservata ai fanesi più attenti l'area del cantiere realizzata nella zona dello Sport Park, più precisamente dietro la stazione ferroviaria. Questo allestimento, ovvero una rimessa per attrezzature e mezzi di ASET al lavoro lungo via Dante Alighieri per la realizzazione di sottoservizi alla rete idrica del quartiere, toglie alcuni parcheggi in una zona strategica di Fano. Ma è possibile che con la penuria di parcheggi in zona mare e stazione si deve vedere uno scempio simile? Ma come viene gestita questa città? È la segnalazione arrivata al nostro numero di redazione e sui social da parte di un cittadino fanese che, oltre a denunciare l'occupazione di parcheggi, rende questo tratto transitato e frequentato da turisti e cittadini ancora più desolante, sporco e arruffato. A rispondere oggi alla segnalazione è l'assessore ai lavori pubblici del comune di Fano. Il cantiere fa parte dei lavori che sta facendo ASET su zona mare e zona Sassonia. Abbiamo chiesto proprio in questi giorni di liberare l'area cantiere nel parcheggio dietro la stazione, perché siamo entrati in una stagione estiva e quell'area deve essere assolutamente libera. Loro stanno concludendo in questi giorni i lavori sulle vie principali. Mi hanno assicurato che adesso ridurranno drasticamente quell'area cantiere, ma chiederò di entro il 15 giugno massimo di liberare assolutamente quell'area per spostarsi in una zona dove crea meno disagio per il parcheggio estivo. Invece, assessore, quei parcheggi rimarranno comunque gratuiti? Quella zona quest'estate saranno parcheggi liberi, gratuiti, è un polmone che servirà tutta la zona della Sassonia.
E adesso altre vostre segnalazioni, partiamo proprio dal parcheggio a lato dello Sport Park, da dove oggi ci sono arrivate diverse immagini. È un vero disastro, ci hanno scritto stamattina, dopo le prime piogge che hanno aggravato la situazione. Tra l'altro, hanno ricordato, è un parcheggio molto utilizzato perché in una posizione strategica. Un residente di Metauriglia, invece, chiede al Comune di intervenire con i lavori di asfaltatura sia nella strada comunale Ponte Alto e sia nella strada comunale di Mezzo, due arterie importanti di collegamento, ma piene di buche e dimenticate, ci ha detto, da tempo. A tal proposito, nei prossimi giorni partiranno le asfaltature in molte vie di Fano. Nel telegiornale di domani sera vi daremo maggiori dettagli con l'elenco delle strade interessate. Dalle buche all'incuria e al degrado del fosso che fa da confine tra Fano e Mondolfo, siamo nella zona tra via Collodi e via Andersen. Non lo pulisce nessuno, ci ha scritto un reporter di strada, e di conseguenza la zona si riempie di topi e serpenti che vengono nei nostri cortili spaventando adulti e bambini. E lo vedete in queste immagini. Domani sera alle ore 21 nella sala della Fraternità della Chiesa di Cucurano a Fano si terrà il secondo appuntamento dedicato agli incontri con l'autore. I protagonisti principali dell'evento saranno il ricercatore d'archivio e scrittore Don Silvano Bracci e la soprano Katia Cursini, attualmente impegnata al Regio Teatro di Parma. Tra gli ospiti ci saranno anche il cantautore Armando Dolci e il poeta dialettale Elvio Grilli, coordinatore dell'iniziativa. Al termine della serata sarà possibile acquistare le opere donate da diversi pittori e scultori del territorio. I proventi saranno devoluti in beneficenza alla Onlus Adamo, che si occupa di assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici, e all'associazione di volontariato AIMA, che sostiene le persone con Alzheimer o altre forme di demenza e i loro familiari. Un'altra importante iniziativa di solidarietà è quella organizzata dal Rotary Club di Fano, che mette all'asta le opere di una quarantina di artisti per aiutare i profughi ucraini che alloggiano nel nostro territorio. Bellezza, coesione e solidarietà sono questi tre elementi fondanti di Solidarte, la sta benefica di quadri organizzata dal Rotary Club di Fano, il cui ricavato sarà devoluto alla Caritas diocesana per l'assistenza dei 300 profughi ucraini ospitati nel nostro territorio. Le opere che verranno presentate sono state realizzate dagli artisti che hanno partecipato all'estemporanea di pittura che si è svolta lo scorso settembre a Pincio a cura dell'associazione Fortunarte. A loro poi si sono aggiunti altri artisti e collezionisti privati che si sono dimostrati sin da subito sensibili all'iniziativa. Solidarte è appunto un'asta di quadri, che però preceduta dalla mostra delle opere che saranno poi messe all'asta, e si svolgerà la mostra da venerdì a domenica presso la chiesa di Sant'Arcangelo, e l'asta vera e propria invece domenica 12 alle ore 17. Proprio per agevolare al massimo la riuscita dell'evento e il raggiungimento della sua finalità, tutti gli artisti si sono dimostrati sensibili, hanno acconsentito a che la base d'asta sia di gran lunga inferiore rispetto a quelli che sono le loro quotazioni di mercato. Avete già messo a disposizione anche un opuscolo che può essere consultato? Sì, è disponibile, è consultabile sul nostro sito internet, è un catalogo online che descrive le opere che sono in asta. È un classico catalogo d'asta, quindi è stato strutturato con una introduzione che spiega la finalità di questa iniziativa. Poi per ogni artista e per ogni opera c'è la foto, dei sintetici dati tecnici sull'opera, quindi il titolo, l'anno, le dimensioni, note, si hanno fatto mostre, si sono pubblicate, e chiude la scheda del catalogo il curriculum artistico di ogni singolo artista. L'invito per tutti è poter visionare le opere anche dal vivo negli orari e nei giorni che troverete appunto nel sito. Più gente c'è e più riusciamo a portare a casa questo risultato, che è un risultato che secondo me è fondamentale, perché poggia su due grossi pilastri, che è la cultura, perché arte è cultura, e anche sulla solidarietà, quindi Solidarte.
Da Fano a Colli al Metauro, perché sabato sera partirà Conterranea, il viaggio nelle terre della DOP Cartoceto con cene, musica e spettacoli. Dopo la suggestiva presentazione ai Giardini del Pincio, prende il via Conterranea, l'iniziativa voluta dai comuni dell'areale della DOP, Cartoceto, Monbaroccio, Colle al Metauro e Fano, e dalle Proloco con il patrocinio della Regione. Sabato alle ore 20 inizierà il viaggio alla scoperta delle eccellenze agroalimentari del territorio e dei tanti percorsi legati all'enogastronomia, alla scienza, alla storia, all'arte e alla natura, ad aprire Conterranea, che si sviluppa in tre serate gourmet, tra musica e spettacoli teatrali, sarà Colle al Metauro che ospiterà la prima tappa all'interno della Villa del Balì. E grazie a questa iniziativa, che l'11 giugno questo ipotetico viaggiatore che da Fano arriva fino a queste nostre colline avrà la possibilità di gustare i nostri prodotti tipici del nostro territorio la sera dell'11 giugno, grazie ad un menù selezionato dal cuoco nonché food blogger Giuseppe Di Pasquale, accompagnata da una selezione di vini scelti dal maestro sommelier Giuseppe Cristini. Il tutto accompagnato dalle splendide sonorità del quintetto jazz guidati dal maestro Marco, maestro sassofonista Marco Postacchini, maestro di fama nazionale che vanta numerose collaborazioni con artisti nazionali e internazionali e anche numerosi programmi a valenza nazionale. All'interno di questa band, di questo quintetto, abbiamo anche la presenza del trombettista, trombonista e maestro Massimo Morganti, che tra l'altro è anche maestro della principale orchestra jazz della Regione Marche, che è la Colors Jazz Orchestra. Il costo della serata è di 50 euro e comprende la cena e l'ingresso al concerto spettacolo. Dopo la tappa del Museo del Balì, il viaggio di Conterranea proseguirà il 2 luglio a Monbaroccio, nei giardini di Palazzo del Monte, per poi chiudersi il 9 luglio a Cartoceto, sulla terrazza Belvedere, che ospita il Teatro del Trionfo. L'11 giugno non puoi non essere presente qui, a questa prima tappa dell'olio della conoscenza, del nostro fantastico olio DOP di Cartoceto, per gustare questi piatti in questa meravigliosa collina che si affaccia sulla vallata del Metauro, dalla quale arriva una brezza marina con alle spalle questo meraviglioso edificio storico della Villa del Balì. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi uno speciale dedicato alla quarta tappa dell'Adriatica Ionica Race con la carovana che era partita proprio dalla città di Fano. Allora grazie per aver seguito Occhio alla Notizia e buona serata a tutti voi.